non risolve, ad esempio, riprese e riforme, crescita del manifatturiero e strumenti per sostenerlo. Su questo tema, nella nuova cattedrale dell'area ex Breda di Pistoia, si è svolta l'assemblea di Confindustria Toscana Nord in rappresentanza delle imprese di Pistoia, Lucca e Prato, incontro cui ha partecipato il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia. Riforme e quadro politico sono al centro dell'attenzione degli industriali, con l'assemblea che è stata occasione anche per fare il punto della situazione sui territori di riferimento. Come valutate queste convulsioni anche quotidiane, diciamo, del quadro politico? Le valutiamo che bisogna decidere quanto prima se andare alle elezioni e fare un governo, ci sembra chiaro, con due elementi di imprescindibilità che stiamo dicendo da tempo: un'Europa che comunque va riformata e un euro che è imprescindibile per l'Italia, un paese ad alta vocazione di export, i cui tassi di interesse sono un elemento determinante, e ritornare, diciamo, a dimensioni semplicistiche della chiave economica non è un vantaggio per il paese. Ricordiamolo che ogni punto di interesse che aumenta significa 20 miliardi di tassi di interesse in più come debito dello Stato, oltre a questioni sui mutui famiglie e imprese. Quindi si faccia quanto prima, si faccia chiarezza su euro e su Europa, e si faccia chiarezza dal punto di vista dei partiti: se si deve andare alle elezioni si vada quanto prima, o se si vuole fare un governo lo si faccia. Abbiamo bisogno di politica, di una politica buona e costruttiva che aiuta anche le nostre imprese, che abbia il coraggio di fare i cambiamenti che sono necessari, ma abbia anche l'intelligenza di lasciare inalterato ciò che sta funzionando, soprattutto per le nostre imprese. Non vorremmo pregiudizi ideologici, cancellare tutto il passato e rifare tutto. Crediamo che alcune cose vadano mantenute, altre vadano fatte. Avete visto, il nostro titolo è Ripresa e Riforme, quindi nodo economia e politica strettamente legato. Quindi abbiamo bisogno di politica per sostenere anche la ripresa. I territori che rappresentate, pur nella diversità naturalmente della composizione, sono abbastanza omogenei dal punto di vista della struttura industriale. Come stanno rispondendo ai segnali di ripresa che vengono pure annunciati? Ma allora, stanno rispondendo, devo dire, in modo diverso, nel senso che ha un'industria più strutturata sta rispondendo in modo più veloce, che invece ha avuto più difficoltà in passato sta mettendoci un po' più di tempo per recuperare, ma gli indicatori sono in generale degli indicatori positivi. Che non servono a nessuno. Grazie.